Allora andiamo alla prossima prova, che è la lip sync a staffetta. Lip sync a staffetta. Natura dovrà estrarre a sorte il team che parteciperà per primo a questa prova. Come funziona? La base è unica. Tutte le concorrenti si schierano e vengono chiamate a eseguire il lip sync, ossia l'arte di sincronizzare la bocca sui movimenti giusti con la canzone e il testo, no? L'interpretazione, la respirazione. Cosa? Chi l'ha chiesto? Chi cazzo l'ha chiesto? Ok, nessuno? Non si vuole neanche più cappare serene? Qui dietro? Non è giusto. Dunque, Natura, chi estrae, chi parte, estrae per favore. Colori caldi, parte la nostra squadra dei colori caldi. Dunque tutte le concorrenti possono accomodarsi al centro del palco. Fallo 5 volte, così magari per la telecamera siamo pari con gli spostamenti. Ma tanto io cammino quella tutto il giorno, quindi macine chilometri. È il momento. Sì, dai, a tutto si vuole partecipare per sostegno morale, almeno un abbraccio di conforto. Se Sandro Venditti, a cui farei un grandissimo applauso, che anche stasera è qui a sostenerci musicalmente, ci dice che ci siamo, partiamo con il lip sync a staffetta dei colori caldi con Lady Montana. Sarà bravissima la staffetta! Inside of me, it's hard to breathe.
settimana, non vi tocca tutti i codori caldi. Brava tesoro, non deve essere stato comunque semplice, perché questa prova siete abituati ad affrontarle divise, spartite in carico. Ma direi che non so, da tutto vuole fare qualche commento riguardo all'esibizione della sua concorrente. Un attimo che le sta strecciando i bidocchi dalla parrucca, arriva subito, penso fosse un orecchino, spero. Io niente, volevo soltanto fare i complimenti perché ha tenuto il palco da sola, nonostante dovessero essere in cinque, e niente, i complimenti vanno soltanto a lei per l'impegno e perché è rimasta lo stesso, nonostante magari potesse dire ma perché non vanno loro, perché dovrei andare io, invece è qua, è venuta nonostante i suoi impegni, perché tutti nella vita hanno impegni, e si è presentata come anche le altre concorrenti. Quindi l'applauso lo faccio solo a lei perché ha rappresentato a pieno cosa vuol dire prendersi l'impegno fino alla fine. La prova di Shade era, diciamo, qualche minuto fa, ma la nostra Jackie ci ha tenuto comunque però. No, è vero, comunque è giusto. È il momento adesso di passare alle medie, eccola, eccole contro la Shade. Eccolo, voglio un mondo di pace, amore e orgette nei campi. Il mondo sarebbe un posto migliore. Ecco, sul palo, rigorosamente. Schieriamo il team dei colori freddi. Prego ragazze, Montana, ritira tutto il piumone. Ci siamo, la seconda squadra è pronta, inizia il lip sync, la nostra melodia. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. Miranda Bussanti. Yeah.
Grazie Paolo. Questo era il team dei colori freddi. Vogliamo sentire un commento anche dalla nostra tutor dei colori freddi. Eccola, puoi rimanere anche sul palo, se poi puoi venire al centro. O quando si stanca, ecco. Allora, voglio dire che siete state bravissime. Ci avete messo impegno, studio. Innanzitutto voglio dire che per 10 minuti di tutto questo ci sono state ore, giorni e settimane di lavori. I vestiti, l'idea, tutto è stato partorito da loro. Quindi ottimo lavoro ragazze. E soprattutto tanto impegno, tanto stress, tempo tolto alla nostra quotidianità. Però siete stati meravigliosi. Quindi complimenti. Un applauso a tutte per l'impegno veramente e il tempo che hanno buttato dentro a questo progetto. Veramente è tanto 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 impegno per chi non è terzo. Grazie, eccola anche stare sui paroli che è la sua tecnica. No, sto scherzando, brave ragazze, brave tutte. E che dire, è il momento di mandare a cambiare le nostre tutor. Potete andare a cambiarvi, potete andare a sistemarvi, a incipriarvi il nasino e anche il buchetto anale.